Salve a tutti e benvenuti al podcast del Cactus. Io sono Benny, ragazzi. E io, come di consueto, carissimi, sono Sonny. Esatto, sì, ci sono, la sigla sta andando avanti come di consueto, sempre un pochettino in più, e più che altro questa sigla mi ha fatto un po' calare anche nel discorso che stiamo per fare, perché il nostro ospite odierno, tra l'altro, sì, sono anche un pochettino diciamo emozionato, perché appunto, certo, il nostro ospite è uno che in qualche modo mi ha intrattenuto durante questi giorni tristi e bui e grigi della quarantena. Infatti mi sono praticamente spolpato tutti i suoi video, che comunque... Ma puoi dire al pubblico, ai nostri ascoltatori, che te l'ho fatto scoprire. Ah, dai, quindi... devo dire, purtroppo. Di solito sono sempre io che ti indirizzo verso, diciamo, cose abbastanza fighe. Questa volta sei stato tu. Sì. Allora, chi presentiamo? Sonny, ecco, lascio la parola a te, dai, sfogati. Allora, per la prima volta, cari ragazzi, nel podcast del Cactus, vi stiamo portando un lato dell'intrattenimento che non avevamo mai trattato. Ecco, per se così possiamo dire, lui è il primo ospite che rappresenta questa fetta di intrattenimento, e parlo della comicità. E quindi, bando alle ciance, vi presento il nostro caro Luca Ravenna. Ciao a tutti, ciao. Ma ciao, che fai, mettiamo un po' di applausi, che dici? Metti gli applausi, vai. Vediamo. Sono applausi molto sobri. Esatto. Ma comunque non so che sia all'inizio. Sì, erano, allora sì, perché cos'è successo? Nel frattempo si è andata avanti la clip, no? E quindi anziché avere l'applauso, quello cheering, no? C'era tipo l'applauso, quello un po' moscio, quello fatto da un po' di vegliardi, diciamo così. Ma allora, caro Luca, dacci le tue specifiche. Vai, Luca. Sì. Allora, io mi chiamo Luca Ravenna, sono di Milano e faccio il comico, nell'accezione fighetta di stand-up comedian, queste cose qua, e in più faccio l'autore in TV e sono diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia come sceneggiatore, che invece questa è una cosa non fighetta, ancora di più da dire, e però principalmente diciamo che da un paio d'anni in particolare a questa parte... Il mio lavoro, la cosa che faccio di più è girare, ho la fortuna di girare l'Italia molto spesso per fare spettacoli comici e basta. Tra l'altro, cosa molto pratica da fare in questo momento, girare l'Italia, no? Guarda, io da quando è partita io ero il 21 febbraio a Perugia, lì ho fatto l'ultima sera ed è il giorno in cui hanno scoperto il paziente zero nell'Odigiano. Sono salito sul palco pensando, mi puzza il bruciato questa storia, e da lì ho perso tutte le sere, dovevo fare due a Padova, Londra, Berlino, Milano, Roma, e vabbè, è un problema veramente secondario rispetto ad altri problemi, però noi, io e come altri miei colleghi, non abbiamo idea di quando torneremo sul palco. Scusami Luca, ma avevo sentito ma tu dovevi fare anche qualche spettacolo in Sicilia o mi sbaglio? Io ho fatto a gennaio un tour che è partito da Taranto, poi sono passato in Calabria e poi ho fatto Siracusa, Comiso, Caltanissetta, Messina, Catania, e poi sono risalito di nuovo in Calabria. E allora, Calabria. Ragazzi, scusate, ti interrompo, per i nostri, praticamente ti sei fatto la Sicilia orientale, quella ricca, perché ragazzi, esatto, facciamoci chiaro, i piccioli... come si suol dire, girano lì in quella parte, quindi lui si è fatto tutto, no? Mi dissocio da quello che sta dicendo Sonny, comunque, ecco. Ma è veramente la parte più ricca della Sicilia, sì, sì, anche con una cultura, secondo me, un po' più, se possiamo dire... Per diciamo che diversi... quella è più Italia, noi siamo più Sicilia. Bravo. Da questo punto di vista. Sì. Bravo! E sono molto contento di averti qua in puntata, caro Luca, perché ho tantissime domande da farti. Sicuramente te l'hanno fatte in tanti, però qui sei nella nostra trasmissione del podcast del Cactus e quindi io ne approfitto. Ma ciao. Allora, io ho visto tantissimi tuoi spettacoli e ne ho visti di due tipologie, sostanzialmente. Una, che è quella dove... no, cioè, prendi un argomento e tu fai lo spettacolo, no? Interagendo col pubblico, però non come
nella seconda tipologia, se così possiamo dire, dove per esempio hai fatto per me delle parti dove hai fatto morire dalle risate, tipo la parte della droga a 30 anni, spettacolare, oppure Amicizia uomo e donna, tutta questa parte di qui, no? Anche la parte sulla religione comunque è interessante, quella l'apprezzo molto, devo dire. Quella sulla reincarnazione. Esatto, ma in generale quando tratti il tema della religione, diciamo, mi interessa particolarmente. Ah, grazie mille. Perché anche perché Bernardo è quasi, Benny è quasi un prete. Esatto, comunque, sì, sì. È quasi prete. Ma, e poi la parte più complessa, che è quando fai stand-up comedy, è interagisci col pubblico. Sì. Cioè, come spieghiamo ai nostri telespettatori, non siamo in televisione, non siamo audioascoltatori, come funziona questo tipo di spettacolo? Descrivici un po' come funziona questo spettacolo. Beh, allora, quello, diciamo, chiamo così classico, di cui hai citato degli spezzoni, è proprio uno spettacolo che si chiamava In The Ghetto, e l'ho messo a varie parti su YouTube. Sì. Poi qualcuno ha iniziato a vederlo, molta fortuna, non saprei dire cosa. E quindi è una cosa, siccome noi, io e gli altri, diciamo, appunto, colleghi, non è che possiamo caricare i pezzi che poi andremo a fare sul palco dal vivo, perché se io ti chiedo 10 euro 15 euro per un biglietto, secondo me è bello, certo, che tu ti spari un'ora e un quarto di materiale inedito per te, chiaro. E quindi, non potendo fare quello, ho detto proviamo a fare come USA in America, a mettere su una serata intera di sola improvvisazione col pubblico. Quindi ho fatto questa cosa, non l'avevo mai fatta, c'erano un centinaio di persone nel locale a Roma, a Lemura, un locale molto bello, certo. E la cosa era, io salgo, ero anche molto imbarazzato a dire, perché non sapevo come l'avrebbero presa. E inizio a chiedere, ok, tu quanti anni hai? Perché sei vestito così? Ok, a fare domande. E la gente inizia a rispondere, su quello improvvisavamo. Che da un lato non sai mai come verrà la serata, perché basta gente che risponda male o tu che sei poco reattivo. Dall'altro, certo, invece quello è proprio pura comicità, nel senso che più puro di così non puoi, cioè solo stare con gli amici e basta. Infatti ti volevo dire, quando becchi il cosiddetto spettatore stronzo, che si becca in tutte le cose live, no? Anche, che so, quando, certo, fai quel gioco di magia, no? Che c'è il mago e c'è lo spettatore stronzo che ti deve girare la carta, o comunque fare un po'... Perché, cioè, come fai in quel caso? Cioè, lì veramente è impegnativa la cosa. Ma, guarda, sempre... cioè, diciamo, in America esiste proprio la figura del cosiddetto heckler, cioè la persona che dal pubblico ti prende in giro, soprattutto se il comico magari è un po' scarso, un po' insicuro, ti prende in giro e la gente ride insieme a quello che ti critica. Però negli Stati Uniti hanno, anche per religione, per modi, non sono latini come noi, è una cosa. In Italia, se succede questo, sta molto un po' la tua capacità di metterla a sorridere, comunque la gente viene lì per ridere, non viene per litigare. Come, certo, però è successo, mi è capitato di vedere, più che a me, sono abbastanza tranquillo, ho visto dei ragazzi rosicare molto a gente che li interrompeva, e lì è brutto, perché appunto noi siamo latini col sangue un po' più caldo, e certo, quindi si creano proprio le situazioni orribili di ti aspetto fuori, ti meno, ma era solo una serata per andare a ridere. Certo. E, no, vabbè, se succede, tu gli rispondi, tu comunque sai che se uno fa lo stronzo ci sono altre 99 persone che non stanno facendo così e aspettano, certo, che tu prendi in giro quello, quindi sì. Però infatti quello che ho notato, che secondo me è una qualità incredibile che hai, è che tu anche tramite i silenzi sei comico, cioè hai della comicità. Infatti ce n'è una in particolare, una clip dove c'è appunto uno spettatore che inizia così, lui fa: ma tu sei andato mai a lavorare? Le presente, no? Quando lui ti dice... ce l'ho presente, lo conosco anche quel coglione, sì. Capito? Lui ti dice così, no? E tu lo guardi e con quella faccia che ti metti l'hai demolito, secondo me, cioè, da quel punto di vista. Quindi, grazie che l'hai notato. Sì, beh, guarda, ti dirò, mi piace molto la tua persona e i tuoi spettacoli, perché comunque sei molto vicino anche a quella che è... il nostro tipo di ironia. Sonny, se voi, se volete, vi lascio da soli comunque. Oh, Benny, ma tu, se vuoi fare qualche domanda. No, perché... no, è che siccome lo stai elogiando, tipo, come sembra che ci stai a provare, dai. Ma scusa, Benna, ma io ti sto dicendo quello che... Dai, sto scherzando, cioè, Sonny, dai, ce lo possiamo permettere in questa puntata, dai. Ovvio, infatti sono tranquillo per questo. E, appunto, le pause comiche, no? Noi a volte nel podcast col Benny, quando, che so, lui spara quella cagata un po' cringe,
cerchiamo di utilizzare pure queste pause, questi silenzi, che poi sono più comici magari della battuta. Quindi Una volta io proprio l'ho hanno fatto tagliato questa. quel silenzio, ti ricordi, Sonny? Perché sei una capra. Perché ti ho detto che invece una ragazza ci aveva scritto quel silenzio è stato spettacolare. Lui, capito, Luca, l'ha tagliato, no? Perché Beh, su, guarda, cioè, soprattutto lì, tu pensi sempre che stai sul palco e più parli, più la gente ride, no? Se vai molto di fretta, vai super veloce. Invece più inizi a magari stare un po' più tranquillo, sì, e più ti rendi conto che ma l'80% delle risate sono, sì, le pause, cioè il tempo sì, che usi sul palco, e anche in un podcast, cioè l'intrattenimento è legato al tempo più che alla cosa che stai dicendo di continuo. E quindi grazie mille per aver notato quella cosa, è andata esattamente così. Lui mi ha fatto questa domanda sul mio lavoro e gli ho risposto, anche perché poi lui è uno che fa improvvisazione teatrale, cioè non capisco perché stesse rompendo i coglioni così tanto. Certo, e poi tu hai avuto pure la prontezza di fare quella che per, ragazzi, secondo me per fare comicità è importante anche avere delle esperienze personali anche comiche, no? Di vita quotidiana, quando è, poi tu hai raccontato la questione che della caffettiera che stai facendo, insomma, sì, 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 il caffè e latte, quindi tu subito bam, quindi è stata bella questa scena. Benny, tu vuoi fare qualche domanda prima che sì, assolutamente, ingelosisci? No. Ti ingelosisci? Sì, assolutamente. No, volevo farti questa domanda, in effetti. Cioè, ma ti è mai capitato di ritrovarti in una situazione in cui effettivamente il pubblico non era avvezzo a quel tuo tipo di comicità e quindi non riusciva a carpire quelle battute? Ti faccio un esempio, no? Ci sono certi sketch comici, ma questo, diciamo, spazia anche nel livello dell'animazione, ad esempio, non so, penso ai Griffin, ma è una comicità quella che secondo me richiede un livello anche di accettazione, di cultura generale, di un certo tipo. Cioè, se io faccio vedere una puntata di Griffin a una persona completamente a secco per molti, da molti punti di vista, secondo me non ride. Ecco, ti è mai capitato di ritrovarti con un pubblico che effettivamente non era il tuo target e quindi automaticamente ti sei trovato in una situazione imbarazzante in cui la gente non rideva? Beh, sì, ovviamente succede, soprattutto io ho la fortuna di vedere gente che viene proprio apposta per seguire le mie serate da 2 anni. Più certo, prima. Ma quando ti capita invece in situazioni in cui, diciamo, la platea è anonima, ecco. No, mi è successo tipo la peggiore, penso peggiore che abbia mai fatto è stata l'estate scorsa a Sabaudia, a un evento di un giornale romano che si chiama The Post Internazionale. C'era una chiacchiera politica con la Santanchè e la Boldrini, e prima c'era questa, avevano avuto l'idea di fare un'apertura con un comico. Edoardo Ferrario, che è un comico molto famoso, è andato il primo giorno, Saverio Raimondo, che è un comico noto, è andato il secondo, io il terzo, e mi sono trovato davanti a 400 più o meno gente venuta da tutto l'Agropontino per insultare la Boldrini, fascistoidi e così. Io ho fatto tutti i miei pezzi, io sono ebreo, cioè la mia famiglia è ebrea di origine, o parlavo di rubare il lavoro a parte di immigrati. Io vi giuro che penso di aver sentito anche tipo spazzolini da denti che venivano usati da persone a, non so, a Napoli, ancora più a sud, mentre si lavora. Io no, ho sentito un silenzio così forte per 25 minuti, non mi è mai capitato nella mia vita. Sentivo i carabinieri che parlavano a 200 metri. Assurdo. E quello non ci puoi fare un cazzo, la colpa è un po' di chi ti ha chiamato, che non ha capito magari, certo, la situazione. E poi comunque sempre tua, nel senso che il pubblico non ha mai torto. Il pubblico, sì, però è... guarda, sono d'accordo fino a un certo punto, perché comunque perché tu fai arte effettivamente, quindi secondo me l'arte non può essere democratica, quindi tu devi fare quello che devi fare, come lo vuoi fare, sì, poi sta al pubblico capire. Che è una cosa che fa è molta quello differenza. Quello il problema, infatti. Certo. Se tu paghi, allora hai tutte le pretese, che puoi avere tutte le pretese del mondo. Se non paghi, perché la serata non è fatta in quel modo, allora è normale che la gente sia un po' più distratta, ma in questo caso erano veramente persone di 70 anni. Cioè, e infatti io non ti ci vedrei comunque in una specie di spettacolo di paese, ecco, perché secondo me ci sarebbe di un contesto in cui il pubblico è troppo eterogeneo, cioè tu sei proprio per, secondo me, un pubblico molto specifico, che è quello magari di una certa fascia d'età, con una certa intelligenza anche, perché comunque le tue battute, o comunque il tuo modo di fare comicità, secondo me è molto colto. Quindi secondo me non ti devi mai svendere da questo punto di vista, e penso tanto che non lo fai. Grazie mille davvero, ma per questa cosa. Però sai cosa? Che come disse una volta Luigi Di Capua, che è uno dei tre boss di The Pills, non so se conoscete la serie. Sì, sì.
io lavoravo con loro, una volta mi ha fatto notare che nelle canzoni rap ci sono un sacco di riferimenti che magari un ascoltatore non coglie. E se non le coglie, la cosa bella è che se gli è piaciuto il pezzo magari se le va a cercare. Certo. E questa è una cosa molto bella. E hai ragione, in una battuta sul palco, se tu non la cogli è brutto perché si sta in silenzio, è una cosa brutta. Sì. Però tu fai il massimo che puoi, di modo che, diciamo, un po' lo impari quando la gente non ha capito la battuta, un po' dopo un po' lo impari, anche perché fare troppo i fighetti e dire cose esageratamente, se è stato troppo a pensare sopra, così non ne vale la pena. È sempre bello, cioè, comunque tu hai pagato per ridere e io devo fare quello. Poi se sotto ci passa anche roba di livello, è bene. Diciamo che Bernardo ha una filosofia di vita, no, caro Luca? Bene, perché se lo chiamo Bernardo si incarta più che altro perché è il personaggio, no? Vabbè. Sì, ok. Non hai capito nulla, Sonny, vai. Praticamente lui ha questa teoria dell'educare il pubblico, quindi lui vuole educare, no? Per questo lui diceva: io non sono molto d'accordo, perché lui vuole magari. No, vabbè, ma comunque Luca alla fine ha risposto perfettamente. Cioè, io, è la mia provocazione, chiaro. No, infatti. No, ma hai ragione, è vero quello che dici, però secondo me l'educazione migliore la dai nel momento in cui hai pagato, e io faccio il massimo per farti ridere. Se poi ti è venuto anche un dubbio solo che io sul palco posso aver detto una cosa a cui non avevi pensato, è veramente... Esatto. Comunque, e Luca, poi, io... Fai conto che chi ha più o meno la nostra età, che immagino più o meno la stessa, forse io ho 32 anni, così... E noi sì, 29 là siamo. No, ormai siamo tutti molto abituati a un certo genere di comicità, esatto, soprattutto americano. Quindi dicevi Griffin prima, come, esattamente come un stand-up di 22 minuti. Cioè, tutta la puntata è costruita che di modo che si dica, è come quella volta che... Esatto, sì, esatto. Ed è molto simile, quindi noi siamo abituati. Uno di sono stato a Comiso, scusa, a gennaio, era una situazione un po' più ardita perché era... comico e c'erano giustamente le signore anche, cioè, con la pelliccia di una certa età che mi guardano, però è stato la cosa bella è perché tu ci puoi parlare, non è che rimangono lì fermi, certo. Signora, lei ha idea di cosa stia dicendo e lei ride, questo è bello. Diciamo che te la giochi più sull'aspetto magari della non comprensione di quella battuta, diciamo alla fine riesci sempre a salvarti in calcio d'angolo, possiamo dire. Sì, Benny, io... Vai, no Luca, scusami. Sì, più o meno l'obiettivo è quello sempre di salvarsi in calcio d'angolo, sì. Male che vada... Sì, male che vada, scusami, c'è stato un piccolo lag. Sì. Male che vada, va bene quello, cioè l'idea è sempre quella di salvarsi, tanto per metà sala che non capisce c'è metà sala che capisce. Queste sono cose che impari con un po' di esperienza, perché all'inizio vorresti solo far ridere tutto il tempo per tutti i minuti che sei sul palco, e sorpresa, non è così per nessuno. Luca, invece ti volevo chiedere una cosa che mi ha fatto notare la mia ragazza, quindi devo dargliene atto. Un'altra delle tue caratteristiche, no? È quella che tu non solo fai molte volte le imitazioni dei dialetti, no? Sì. Che è una cosa veramente che vi fa spaccare, ma pure hai le faccine, le cose. E la mia ragazza mi fa: ma lo sai che assomiglia un pochettino a Jim Carrey come stile? ed è vera questa cosa, secondo me. Cioè, si vede molto in un pezzo, ragazzi, andate a recuperare, che quando, no, si parla la droga a 30 anni, no? Yeah. Quando racconti che appunto eri in uno status alterato, particolare, alterato, e vomitavi, e c'era quella faccia, no, di quando ti guardavi allo specchio, lì quell'espressione facciale è praticamente la vita, quindi è anche questa, secondo me, la parte bella della tua comicità, che non è soltanto battuta messa lì, ma c'è anche la parte della mimica facciale, delle vocine, il dialetto napoletano, il dialetto, perché poi tu ti fai, no, quella parte milanese, poi tu però stai a Roma, questo non l'abbiamo detto, quindi in realtà vivi a Roma. Sì. Cioè, sei l'unico che ha fatto un viaggio inverso da questo punto di vista. Bravo, esatto, mi piace di più. E quindi... Però sì, è vero, cerco di fare un po' di tutto, anche perché ci sono comici che vanno dritti sul testo per un'ora e spaccano, sono fantastici, e altri tipo me che magari hanno un approccio un po' più, diciamo, non teatrale, però
No, sì, bravo, no, no, è teatrale, invece è teatrale, è questa cosa, no, del interpretare vari ruoli, di usare anche la tua fisicità. Sì, sì, dai, sono contento perché per fortuna lo è un business più, siamo più riconoscibili. Sì, Benny, vuoi fare qualche domanda? Sì, sì, certo, allora... La parola perché sennò... Certo, no, infatti. Allora, caro Luca, ma invece per quanto riguarda certi argomenti, tu eviti di affrontare, sì, diciamo, qualche argomento tabù, appunto, che ritieni magari inopportuno o comunque inappropriato per la tua comicità? C'è tipo un argomento, comunque anche un macro argomento, ecco, che ti sei proprio rifiutato fin dall'inizio della tua carriera di non trattare mai? Ti faccio un esempio, no? Nel podcast, no? Noi non parliamo mai effettivamente di calcio, perché a parte che io proprio o di politica, non so o di nulla, politica, sì, vabbè, sto facendo l'esempio col calcio, no? Perché magari poi rischiamo anche lì di settorializzare il nostro pubblico, magari anche crearci delle antipatie, soprattutto perché magari uno di noi tifa in una, da una, diciamo, per una squadra, ecco, per un'altra squadra. Scusami Benny, sì, scusami Benny, in questo caso potrebbe esserci delle antipatie tra me e Luca, perché io so Luca che squadra tifa, però non so che squadra tifi tu. Meglio che non te lo dica. Okay, vabbè, però ho già capito, esatto, se non è la mia e se qualcosa mi dice che non vorrei dirlo, ma forse sei della Juventus. Ma andiamo avanti, vai con la domanda. Ma guarda, sì, argomenti che non tocchi, ma in realtà dipende dal, se non un po' dall'età che hai e dal fatto se hai capito o meno l'argomento di cui stai parlando. Cioè, si può parlare di tutto, sempre, però devi avere un po' l'onestà intellettuale di stai parlando, nel senso se... Cioè, mi risulterebbe difficile mettermi nei panni di uno che ne sa molto di, che ne so, femminismo, cose così, perché io lo posso vedere dal punto di vista di un maschio di 30 anni, e quindi non parlerei mai alle donne, agli uomini. Però non c'è, cioè, devi un po' comprendere quello che stai dicendo, secondo me. Argomenti tabù in particolare, no. Io parlo di qualsiasi cosa, di politica non troppo, perché è un po' difficile far ridere sulla politica. Beh, sì, a parte quello che è successo comunque in questi giorni, noi questa puntata, ovviamente, come tutte le puntate del podcast, non hanno effettivamente una data, una cronologia, è, come diciamo sempre, una puntata collocata nello spazio-tempo senza sapere esattamente cosa è successo ieri, cosa succederà domani, eccetera, no? Perché appunto non si sa neanche quando uscirà. Ma insomma, in questi giorni è successa una cosa un po' particolare, il cazziatone, no? Cioè, questo secondo me è proprio, diciamo, un evento comico involontario quasi, no? Cioè, sì, quindi diciamo la politica a volte secondo me si presta molto è per già questo comica tipo di suo, esatto. Sì, un po' sì, parodia di un personaggio, per dire, come Salvini, la sua parodia, lavorare sotto traccia, capace di sacrificare anche la sua carriera di fronte al bene comune, uno che parla poco, uno che non si espone troppo, che è intelligente in quello che dice, ti tocca. Cioè, questa cosa non fa ridere, perché stai descrivendo come dovrebbe essere un politico nella realtà, e invece lui è un cialtrone di merda, è una persona disgustosa. Tutto quello che dice è potenzialmente comico, anche la Meloni, ma anche altri, sì, ovviamente. Però è difficile poi, nel momento in cui sei sul palco, dici: avete presente l'altro giorno Salvini cosa? È proprio incredibile che abbia detto riaprite le chiese in un periodo di coronavirus. Sì, è incredibile, appunto, se io te lo ridico lo sai già, e quindi la politica è molto difficile da trattare, così come secondo me è complesso parlare della fede in sé, invece sì, è molto divertente parlare dei momenti del rito, no, perché noi in Italia comunque vuoi non vuoi siamo tutti cattolici, anche se non, sì, siamo, e questo mi fa molto ridere, cioè, secondo me le risate si trovano sempre nelle piccole fratture delle cose, nei grandi macro temi prendere un mega tema e affrontarlo di petto, penso sempre: ma che cazzo sono io per farlo? Quindi, sono d'accordo. Invece io volevo farti un'altra domanda, altra cosa che mi piace della comicità, un po' come dice Benny, anche americana, come abbiamo detto, un po' griffiniana, noi poi inventiamo parole, è che comunque tratti molti argomenti che sono legati alla sfera del black humor, che sono, no, la questione un po' ebrei, la questione, le cose un po' più delicatine che tutti hanno paura di discutere in un mondo che ormai è diventato eccessivamente politicamente corretto, no? Cioè, prima, anni fa, c'erano delle battute, delle cose comiche veramente che se le fai uscire ora
non lo so cosa succede, perché comunque viviamo ormai in un mondo di moralisti. Anche se attualmente comunque esiste questo tipo di comicità, secondo me ancora sopravvive. Non so cosa ma pensi. poco rispetto a prima. Secondo me è più, diciamo, di nicchia forse oggi, ma ce lo dirà il nostro Luca. Tu cosa pensi da E questo invece punto tu, di Luca, vista? ne parli, molte volte. Ma io sì. Cioè, perché alla fine se tu, secondo me ti diverti di più se vai a sentire una persona sul palco che parla più o meno come farebbe un tuo amico. E fra amici ancora si scherza in modo, bravo, diciamo, bravissimo. Brutale. E sì. Brutale non brutale, significa detto poco. Bene, ha detto bene. Non significa poco elegante, cioè non significa dire una cosa greve. Quello lo puoi fare, cioè io penso che sia così, anche sia in uno spettacolo che in un dialogo fra amici. Ci sono c'è un campo che tu delimiti all'interno del quale ti puoi muovere. Non il momento in cui esci dal campo perché dici una cosa che va oltre le regole che poi hai fissato, cioè io sono di Milano, parlo in questo modo, faccio delle voci, bla bla bla, devi calcolarli molto bene, nel senso che dire una cosa pesante tanto per dirla, il rischio è sempre quello di far, come appunto di far traballare tutto l'impianto che hai messo su. E il che non significa non scherzare, in che modo ti diverti, tipo parlavi prima degli ebrei, così in American ce ne sono molti di più, in Italia legate alle città. La mia famiglia era di origine ebraica, io ho un pezzo dove parlo di questo e di quello sì. Che abbia significato, che penso sia molto divertente, cioè a me piace tanto farlo e fa ridere anche in posti dove non c'è proprio neanche il ricordo di una comunità ebraica. Quindi sempre dipende da, secondo me, come lo racconti e il modo che hai di riportarlo. Chiaro. Però esiste la comunità, perché sennò non ci divertiamo. Capito, cioè nel senso... Contestualizzare la parola, Benny, mi senti? Sì, certo, ovvio, che ti si illumina il cerchietto. Voglio fare una citazione colta. Ieri, vedendo Nymphomaniac volume 2 di Lars von Trier, c'è una parte nella discussione che c'è tra la tizia ninfomane e l'altro, che non vi dico chi è, che cosa, perché sennò vi spoilerò tutto e vi incazzate. E si parla appunto. Loro dicono una parola, che è una parola che è anche bannabile, per esempio, su Twitch, che è quella parola con la N, no? Sì. Che dobbiamo stare sempre attenti a dire. E lì vi spiega quello di cui stiamo parlando. Cioè, il fatto di proibire la parola, come Voldemort, no? Il signor oscuro. Dà una potenza a quella parola che è maggiore rispetto al fatto di doverla sdoganare, come si può fare anche in uno spettacolo comico, come si fa tra amici, come si fa, come dici tu in realtà, Luca, quando siamo tra di noi, perché quando noi scherziamo a casa, quando siamo tra di ma noi, ma anche nei gruppi WhatsApp, ad esempio, Sonny, no? Cioè, sui gruppi, c'è una ragazzi, gravità grande. Sui gruppi WhatsApp c'è l'inferno, sì, sì, quello è inspiegabile. Cioè, dici il rapporto fra come fra. Scusa Luca, stavi laggando leggermente, ripeti quest'ultima parte. Scusami. Dicevo che è incredibile come sui gruppi WhatsApp queste cose ci mandiamo dei messaggi un po' meme allucinanti, poi magari allucinati. Se un comico sul palco dice una cosa esagerata viene magari crocifisso. Esatto. Secondo me, guarda, Luca, secondo me, ti faccio questo paragone, magari ti può servire anche come spunto. Secondo me è proprio legato, cioè meglio, è paragonabile questa situazione un po' anche alla pornografia in qualche modo, no? Perché se ci pensi è qualcosa che tutti usano, nel senso che c'è un utilizzo quasi di massa della pornografia, ma tutti lo negano. Certo. E nessuno lo va a dire, diciamo, in piazza, nessuno lo va raccontando in giro, però magari nei gruppi WhatsApp, appunto, diciamo, sotto banco, è qualcosa, diciamo, di abbastanza frequente e comune a tutti effettivamente. Quindi anche lì il black humor è quello proprio greve, usiamo questa parola che credo che sia abbastanza azzeccata in questo caso, diciamo che anche lì è tenuto nascosto, diciamo, tutti lo usano, tutti ne fanno uso, però se c'è da fare più un discorso in pubblico, comunque con persone di altra estrazione sociale, comunque di altra anche età, effettivamente non lo fai, lo neghi quasi, no? Certo. Assolutamente, guarda, secondo me ti dico una Louis C.K. nel suo spettacolo del 2008, che è, mi ricordo, Live at, era Boston comunque, lui apre parlando dei giornalisti che dicono the N-word, e lui dice, ma scusa, ma perché devi dire N-word? Così obblighi me ad immaginare la parola che tu dire. E questa è, secondo me, una bellissima immagine del rapporto fra politica di correct e come poi dopo si lo vivi poi nella tua vita, no? Di tutti i giorni. Chiaro, chiaro. Benny, invece un'altra cosa ti volevo chiedere, Luca, ma
Ovviamente, è una donetta, l'hanno fatto in tanti, però secondo me è emblematica, no? Ovviamente quando noi facciamo intrattenimento, tu, dal punto di vista della comicità, noi magari anche qua nel podcast, eccetera, eccetera, però questo richiede tempo. E il tempo ovviamente richiede magari un introito, no? Cioè lo stimolo poi quello deve essere. Certo. Quanto è difficile in quest'ambito crescere? E poi avere e farlo diventare un cool lavoro, perché questo è il bello, lo stimolo è un dare e avere, no? Sì, 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 infatti io sono, anche le sere che organizzo a Roma e a Milano sono tutte a pagamento, alcune bassissime, tipo costa 2 euro entrare quando proviamo i pezzi, altre, perché nel momento in cui c'è un ingaggio fra il pubblico e chi sta sul palco è una serata vera, se è gratuito non è una serata vera. Bravo, sì. Una, diciamo, è come se fosse la fiera, un banchetto che ti fa vedere che tipo di coltivazione abbiamo a casa, non va bene. Sì. Però cioè, ce la si può fare piano piano, non siamo in moltissimi che adesso prima riuscivano a girare l'Italia e tutti sono molto fortunati, già per più come sarà fra un po', perché adesso sarà chissà quando, chissà come, però sta diventando una cosa sempre più, secondo me, più carina, anche perché è giusto che i comici vengono pagati in tutti gli ambiti. Infatti, a proposito di questo, io adesso sto cercando di mettere il mio spettacolo, lo special proprio che è filmato, di metterlo online a pagamento a 2,99 euro. Ma sì, ma perché comunque dai anche quella professionalità, effettivamente. Cioè, beh, ci sta. Sì, ragazzi, c'era un lavoro dietro, fatto al di là del lavoro mio come autore, come attore, c'è il lavoro proprio di chi ha girato le cose. E poi perché secondo me è un conto a YouTube, che è appunto quella vetrina fondamentale, è un conto invece dire ok, proviamo a fare un salto. Poi nessuno l'ha ancora fatto in Italia, quindi... Scusami, dove... E in che piattaforma lo metterai? Cioè, come probabilmente sarà... È proprio un sito fatto apposta dove ti offre subito la possibilità di eseguire l'acquisto. Okay. E da lì in poi lo puoi vedere quando vuoi online, cioè non c'è, sì, download. E... basta. Questo ah, è quindi è un sito dedicato, sì, sì, dove sì, tu puoi. È una genialata questa cosa. Secondo me è giusto perché, ragazzi, dietro ogni tipo di intrattenimento c'è lavoro, sia spesa, sia economica che di tempo. Quindi è giusto nel rispetto e anche nello stimolo, perché comunque poi quando tu. Perché, ragazzi, parliamoci chiaro, non siamo qua, non viviamo di aria, non ci nutriamo di aria, no, di sogni e di sogni, non di farfalle. Ma quindi, di solito è realtà. Ma di solito in realtà, ed è quindi uno stimolo per andare avanti e fare meglio, quindi uno fa un contenuto, tu lo paghi, come è giusto che sia, e ti intrattieni, quindi mi piace questa idea, Luca. Dai, speriamo che funzioni, dovrebbe essere una roba di settimana, perché ovviamente ci sono dietro dei problemi che ho fatto, però sarebbe una cosa bella, e penso che tu abbia detto delle cose molto vere, cioè dietro comunque c'è proprio del lavoro vero, non è solo andare, sì, a sentire. E allora, se questa cosa uscirà la prossima settimana, caro Belli, potremo anche noi pubblicizzarla nel podcast, quindi magari tu poi, Luca, ci mandi il linkettino e noi, certo, switchiamo i nostri amichetti, no? Certo. che vogliono intrattenersi. E io volevo fare una domanda a Luca, ecco. Allora... Sì, Belli. E poi, sì, e poi dimmi a che tempo siamo. Sì, siamo a 33 minuti, ma comunque c'è stato un piccolo problema di lag, soprattutto da parte di Luca, quindi diciamo, siamo un pochettino mortificati con i nostri ascoltatori. Speriamo, ah, che, speriamo che si, no, sia capito bene. Quello Luca, lo sai qual è il problema? È l'orario, che è maledetto, perché tutti i ragazzotti che smanettano in quella PlayStation che mi intasano il tutto. Okay. Sicuramente, Sonny, certo. Hai fatto, diciamo, un commento molto da vecchio, Sonny, però vabbè. Vabbè, bene. Ci sta. Va bene, no, ti volevo chiedere, allora questo è più che altro un consiglio che appunto volevo chiederti proprio personale, perché diciamo io ho un difetto che effettivamente i miei amici mi contestano sempre, cioè che molto spesso io faccio delle battute, no, magari si ride, poi io
tendo proprio a portare quella battuta all'ennesima potenza, al punto in cui non fa più ridere e dà quasi fastidio, cioè, nel senso che mi dicono sempre: allora, scusa, sei riuscito a farci ridere? Perché già questo è abbastanza difficile, perché non mi prendono più neanche sul serio. Però adesso basta, cioè, nel senso, non esagerare, ci faccio ridere e basta, cioè, ecco. Ti capisco benissimo. L'importanza del tempo comico, ecco, questa cosa è un po', ecco, abbastanza, diciamo, studiabile, comunque prevedibile, oppure è lasciato lì anche alla casualità, a volte? No, secondo me è difficile da studiare. Tipo, una delle cose più belle che accetti nel momento in cui lo fai di lavoro è il fatto di... ho capito e mi ha molto liberato, capisci che non c'è bisogno che tu sia il più simpatico nella vita di tutti i giorni, perché uno pensa: oh, se faccio il comico devo anche essere comico tutti i giorni mentre nella vita, invece no, la grande libertà è che se lo fai sul palco riesci a concentrare meglio la tua passione. Comunque far ridere le persone è passione, anzi, cioè, tipo una missione. E accettando questo, accetti anche il fatto di lasciare andare delle battute, di rubarle soprattutto agli altri, riesci a farlo meglio, cosa fondamentale. E per rubarle intendo rubare gli spunti. E basta. Però no, il tempo comico, secondo me, imparare il tempo comico è una cosa che non si può fare, cioè o ce l'hai o non ce l'hai. Puoi affinare, ottimo. Ma sì, affinare le tecniche, ma... Allora, aspetta Luca, però dobbiamo dire la verità, Benny usa un tipo di comicità che è legato alle freddure, cioè lui ti fa le freddure, capito? Ma tu che ne pensi delle freddure, per esempio? Bisogna tipo... saperle fare e farle in controtempo di solito. Benny, perché... puoi farne una per favore? Ti giuro, in questo momento sono abbastanza, diciamo... Quella dei pomodori. Cioè? Ah, un pomodorino attraverso la strada? Questo? Sì. Aspetta, sì. Non me la ricordo bene. Vedi, non so far ridere, ragazzi, mi dispiace. Comunque, cioè. Si è emozionato, ma ti giuro, me ne fa rotazione continua di freddure. Tu che ne pensi di quando appunto le freddure ti piacciono? Ah, sì, ecco, mi è venuto adesso, ecco, mi è venuto ora, ecco, dai, la sto dicendo. Due pomodorini, sì, attraversano la strada. Attento a quella... Quale? Ok, l'ho detto. Come hai fatto adesso tu, le freddure vanno dette sempre in controtempo. Cioè? Cioè, nel momento in cui dici una freddura che è per natura una minchiata con lo zaino, sì. Devi dirla lasciando come facendo una, secondo me, una specie, sì, di pausa in cui dici: lo so benissimo, chi ti ascolta, lo so benissimo che questa è una cazzata che ti sto dicendo, e vedrai quanto, cioè, di rendere cosciente l'altro il fatto che si sta dicendo questa minchiata, sì, quindi come se fosse la battuta, come se fosse in levare, no? Non in battere. Io invece mentre faccio tutto l'opposto, cioè io invece gonfio tantissimo, cioè io tipo li hypo tantissimo, gli do un sacco di hype, no? Ma quello è un suicidio. Perché poi ci aspettano chissà che cosa e poi una cacata pazzesca. E invece le battute, una battuta tipo mentre fra quattro amici si parla, il momento in cui la dici è la battuta. E quindi quello che dicevi prima, io lo capisco benissimo, non sai quante volte mi è capitato di aver la dici, tutti hanno riso, la ridici, tutti hanno riso, e poi piano piano capisci che era bastata e a me poche cose fanno ridere nella vita, come quando sei in cerchio, uno dice una cosa, lo senti solo tu, non lo sentono gli altri, e lui tipo fermi tutte le persone in cerchio e dice: no, aspetta, fagliela ridire, così gli hai svuotato completamente, esatto, il tempo. Esatto, questo faglielo ridire, bravo, è bruttissimo. Faglielo ridire alla fine, tipo, lo sai, oppure come... dilla di nuovo, come dilla di, esatto, nuovo, è finita, ragazzi. E se posso dire, una di queste battute che appunto questa situazione ha descritto Luca è emblematica di quella barzelletta, non so come definirla, che è una delle cose che mi fa più ridere al mondo, no? Che però quando appunto c'è questa tipica cosa, dice ridilla, no? Benny, è quella della pizza, no? Non so se la conoscete, quando dice: no, è bella bambina, come ti chiami? È come la pizza. Poi gli fa: Margherita? No, prosciutto e funghi. A me questa battuta mi fa ridere un portello, ragazzi, però... Aspetta, Sony, ridilla, aspetta, forse che non l'ho capita bene, ridilla? Allora, no, sto allora scherzando, Sonny, cazzo, dai. Però ti sto dicendo, e io da questa cerco l'affinità nelle persone, cioè chi ride con me di questa battuta sarà un vero mio amico. Chi invece dice: ma che sta cagata, capisco che non potrà mai esserci una sinergia. Ah, quindi però, è un piccolo test che fai, quindi, è un test. È un test, oh, sì, è un test.
vabbè, mi auguro che persone che non hanno passato il test, poi si, cioè tu sia riuscito a costruire un rapporto lo stesso, perché è comunque dipende, non è facile. Non è facile, però capito, c'era quella situazione che descrivevi tu, no? Molte volte il primo che me l'ha fatto, io ho riso tantissimo perché l'ho sfida solo io, poi tipo ho detto, oh, rifagli la battuta, tutti la schierati, questo fa la battuta e tutti tipo troppo delusi, quindi è il concetto di cui stavamo parlando prima. Beh, sì, ed è anche una cosa molto simile a quando si sale sul palco, questa, che un conto è, io dico a te, siamo amici, una battuta, e tu ridi perché ci conosciamo. Capito. Un conto è tutti schierati e adesso lui ci fa ridere, che è una delle cose che fanno più paura in assoluto. Sì. C'è un sacco di gente che dice, ma che siete matti a fare questo? E invece io ti direi, ma tu sei matto a fare, cazzo ne so, skydiving, io non potrei mai farlo. Ma infatti è un po' masochista come cosa, comunque, quindi, lo spettacolo da dire. No, non è masochista, cioè, nel senso, è talmente... Guarda, dalla prima volta che lo fai capisci subito se lo vuoi rifare, perché... Sì. Per 3-4 anni passi tutto il tempo a cercare un po' il tuo stile, un po' il tuo tempo, un po', soprattutto anche di cosa cazzo stai parlando, quello lo capisci piano piano, e poi dopo lo maneggi un po' meglio, però no, non è come una droga. Cioè, non... Sì. E infatti credo che proprio ci sia una, poi ti faccio un'ultima domanda. Sì, ci perché siamo a, mancano 4 minuti, sì, Sonny, una questione di adrenalina che ti... Credo sia proprio una questione adrenalinica, che tu sei lì e dici, ho questo impegno, devo fare ridere magari... Cioè, secondo me è per questo dici tu che sembra proprio una droga. Cioè, c'è quel lato lì un po' adrenalinico, no? Un po', beh, io raramente sono stato così terrorizzato e eccitato, sì, nel giro di 20 minuti come, sì, quando ho fatto le... Quindi sì, no, è una cosa molto bella, cioè ti dà esattamente gli effetti della droga, ma la generi tu, bella. Certo, bella. E l'ultima domanda che ti volevo fare, perché come il tempo stringe, è che intanto... Cosa? No, è il fratello della mia ragazza. Ah, ok, ho detto sembrava Benny che mi stava interrompendo. Eh no, perché sono catanesi loro, quindi per quello riuscivo a distinguere l'accento con voi. Bare, è in bare. Esatto, esattamente. Praticamente dico, intanto per uno dei motivi per cui ti stimo è che è una cosa che, ragazzi, che io non riuscirei mai a fare perché mi cagherei addosso. Ma comunque... come si fa invece a scegliere il proprio target, no? La propria identità come comico? Dici, io ho questa caratteristica, ti viene piano piano, capisco? Hai un minuto, già... Luca, hai un minuto, veloce. Guarda, secondo me ti viene mentre lo fai, cioè, tu pensi, ah, con gli amici facevo ridere in quel modo, poi sei sul palco e vedi che invece facevi ridere in un altro, ti viene veramente mentre lo fai. Ok. E lo accetti, se lo riesci ad accettare quello che è, benissimo, se no, se lo forzi sempre in un altro modo è più rischioso. Luca, ma come ultima cosa, mi puoi salutare il nostro caro amico Terry, che quando gli ho detto che avremmo fatto la puntata con te ha avuto un orgasmo, no? si è impazzito. Ciao, Terry? Sì, Terry. Ciao Terry, mi auguro che tu ti sia ripreso da questo incredibile orgasmo che hai avuto. Peraltro è in quarantena, quindi da solo a casa, una scena orribile. Ma la cosa più grave è che è con un altro uomo in casa, quindi sono loro due, tutte e due che sono da... Allora spero che nell'intimità di questo momento tu abbia capito qualcosa, se lo volevi capire, se no no, scherzo, grazie mille. Grazie mille. No, grazie a te Luca per la tua disponibilità, ci siamo divertiti, ci hai comunque, come sempre, arricchito e fatto conoscere un mondo... sia noi e ai nostri ascoltatori, che è molto molto interessante e che a noi piace moltissimo. Niente, speriamo di risentirci. Metteremo qui, cari ragazzi, Luca, poi tu mandaci il link, no, del sito, in modo tale che noi educheremo i nostri ascoltatori e li veicoleremo lì da te. Intrattenetevi, ragazzi, perché in questo momento appunto di quarantena e difficoltà, quale migliore intrattenimento che ridere e passarsi un po' di tempo, esatto, in simpatia, esatto, con il nostro caro Luca Ravenna. Grazie mille, Luca. Grazie, sei un grande, ragazzi. Continua sempre così. Ci vediamo in Sicilia occidentale. Assolutamente, okay. Sì. Guarda, ti metto anche un applauso. Ecco, via. Ciao, Luca. Ciao, ragazzi. Buona serata. Ciao.